Per Crawl Group, in versione chitarrista e anche in qualche modo sponsor del concerto di Litfiba al Franchi, prestate lo stadio per qualche giorno, insomma, per della buona musica. Sì, a me fa piacere, cercherò di essere qui per vedere il concerto, che Litfiba è un band storico fiorentino che anche a me piace. Senti, abbiamo scoperto poi che, non so se gioco forza, ma sei stato inserito praticamente in una giuria di band dopo un successo, diciamo, in un X Factor tra calciatori, tra l'altro. Successo non lo so, però una presenza a me non l'ho fatto quest'anno. Sì, cioè, fa piacere, cioè, la musica è una cosa bella, cioè, fa piacere far parte di una cosa del genere, non farei molto piacere. Senti, ti chiedo una cosa un po' più personale, in questo caso la musica può anche aiutare in una stagione così difficile e travagliata come quella che stai vivendo? Sì, per me, cioè, la musica cioè, è sempre stato un compagno della vita, cioè, per tutti i periodi, tutti i sentimenti che hai, c'è sempre la musica adatta, no? E ovviamente quest'anno ci sono messo un po' con la chitarra anche per passare un po' il tempo, anche per pensare ad altre cose, dato che le cose sono andate come sono andate, quindi sicuramente sì. Senti, adesso hai un periodo davanti ancora, diciamo, di riabilitazione con questo nuovo tentativo, diciamo, di cura di cui ha parlato anche il dottor Manetti. Chiediamo anche a te come sta andando in questo momento, visto che ti vediamo, insomma, praticamente con uno stivale un po' particolare. Sì, per adesso le cose stanno andando abbastanza bene. Devo portare questo tutore per un mese, e adesso sono passate 3 settimane, quindi fra una settimana torno su in Danimarca e comincerò lì a fare la riabilitazione. E la prima settimana faccio su e poi torno qui a seguirlo. Rossi ha detto poche settimane fa che ti sta aspettando, continua ad aspettarti e spera, insomma, in un rientro. Speriamo, speriamo il miracolo. Visti i compagni, visto che continui a vivere lo spogliatoio, insomma, com'è la situazione e se ogni tanto dai qualche pacca sulle spalle, qualche consiglio, insomma, anche a quelli più giovani di te? Sì, sto cercando di dare quello che posso fare, che posso dare. Ovviamente mi spiace che non esserci per questa finale, che sarà difficile, non era quello in cui speravamo. Però la realtà è questo qua, lo sappiamo, e facciamo di tutti di uscire di questa situazione qui. Dobbiamo pensare a noi stessi, e almeno le ultime 2 partite ci ha comunque lasciato un segno positivo, secondo me. E vedo anche i ragazzi in campo, si danno tutto, e secondo me ce la facciamo. Cosa prova un professionista come Per Crawl Group, che fa avanti, indietro, campo, palestra per diversi mesi, a rimanere fuori e non poter dare una mano alla squadra che in questo momento magari è un po' in difficoltà? Ma cioè, sicuramente è stato l'anno più difficile della mia carriera, non ce ne sono dubbi. E cioè, io adesso non voglio stare qui a lamentarmi e a piangermi addosso, che ovviamente ci sarà. C'è gente che sta molto peggio di me, io ho avuto tanta la fortuna nella mia carriera, però ovviamente quando ci lotti ogni giorno per tornare al campo solo per vedere che i sforzi e il lavoro che ci hai messo, l'impegno che ci hai messo non è bastato, anche mentalmente è duro, purtroppo è andato così, si tira avanti, guarda avanti, ormai bisogna guarire prima di tutto. L'ultimissima cosa, c'è un'istantanea, una foto che rimarrà comunque per sempre nella storia della Fiorentina, che si trova in tribuna autorità, che si trova un po' dappertutto, e della foto, diciamo, sotto la pioggia di Liverpool. Allora ti chiedo, bene o male, non è passato così tanto tempo, però ti richiedo ancora, che ricordo è rimasto di quella partita lì, e se anche quello ti aiuta un pochino, insomma, ora a cercare di tornare per rivivere un momento del genere, magari anche con la Danimarca, insomma, visto che sei sempre, bene o male, tra i preconvocati anche quando non stai bene. Sì, basta andare anche allo stadio, vedere i ragazzi allenarsi, ci sono gli stimoli per tornare a giocare, cioè, sempre fatto il calciatore, è quello che so fare, è quello che voglio fare, quindi i stimoli certi non mi mancano per tornare a giocare. Sì.
Noi da romantici comunque ti aspettiamo come ti abbiamo visto a Monaco esultare con rabbia. Sì, tornerò.